Abbiamo detto ai ragazzi che ci aspettavamo molto di meno di quello che stiamo riuscendo a fare. Abbiamo trovato i ragazzi innanzitutto motivatissimi, innanzitutto con tanta voglia di essere qua e soprattutto dopo la prima settimana di acclimatamento in cui abbiamo ripreso il contatto con la palla, non pensavamo di poter lavorare così come stiamo facendo in questi giorni. Quindi siamo piacevolmente sorpresi, anche se sapevamo di poter contare sui ragazzi molto disponibili. Prima settimana di riattivazione, possiamo dire così, e invece qua che avete preso in mano la palla in maniera più continuativa. Sì, direi che a Montesilvano abbiamo proprio provato a rimettere in campo dei ragazzi che, per, come tutti noi italiani, sono stati fermi 3 mesi e quindi non è facile ripartire. Ma già abbiamo visto che c'era una disponibilità sia fisica che mentale, perché questi ragazzi hanno seguito dei programmi individuali di allenamento, soprattutto di pesi e di corsa, e quindi adesso qua a Chieti abbiamo potuto già fare qualche lavoro tattico, che era quello che ci interessava. Chiaramente siamo in un momento dell'anno fuori programmazione, perché non è ancora finita la nuova stagione, ma noi abbiamo bisogno, visto i tempi che saranno ristrettissimi date le situazioni, per poter lavorare con la nazionale, di poterci mettere avanti e di poter incominciare a catastare qualche capacità di gioco che dovremo mettere in mostra nel futuro. Under 20, obiettivo qualificazione ai mondiali è solo rimandato? Allora, innanzitutto ci fa piacere che per adesso sia ancora programmata questa manifestazione che sembrava esserci sfuggita. E dopo, se possiamo giocarla, come sembra che si giochi in Croazia, se tutto ce lo permetterà, vogliamo provarci, perché questi ragazzi si sono meritati questa esperienza di altissimo livello, e coronarla fino a raggiungere quello che hai appena detto sarebbe straordinaria. Sappiamo che il livello con cui ci confrontiamo è altissimo, ma questo è lo spirito di chi vuole salire, confrontarsi con quelli che sono più in alto di te. Non sapevamo cosa ci aspetta, perché non, in passato penso che non c'era mai una situazione del genere, e abbiamo dopo una settimana, diciamo, un po' più tranquilla, che abbiamo dosato un po' i carichi. Questa settimana già stiamo caricando un po' di più e devo dire i ragazzi hanno risposto veramente bene e siamo molto contenti come è andato fino adesso. Partiamo da questo girone di qualificazione, da Norvegia, Bielorussia e Lettonia. Beh, sappiamo ben che questo gruppo è molto tosto e noi adesso abbiamo iniziato adesso, non voglio adesso dare pronostici, però noi cerchiamo di lavorare, di prepararci al meglio possibile e poi fare delle ottime partite come le abbiamo già fatto nel passato. Sicuramente abbiamo analizzato anche le partite che abbiamo fatto a gennaio a Benevento, sì, e abbiamo visto anche che qualcosa dobbiamo cambiare. Siamo riusciti adesso qua, le prime allenamenti tattici che abbiamo fatto, abbiamo anche lavorato un po' sulla difesa. E qualche cambiamento sicuramente ci sarà. C'è sempre meno differenza tra Under 20 e Seniores, c'è sempre più un gruppo coeso, unito, i ragazzi stanno lavorando anche insieme, c'è sempre più commissione, no? È sempre più un'unica grande nazionale. Sì, i ragazzi si stanno impegnando veramente e sempre speriamo che anche nel futuro riusciamo a inserire questi ragazzi che sono talentuosi, hanno una grande voglia, hanno già fatto le loro esperienze nella loro categoria, quindi penso che ci sono alcuni che si meritano anche, e per quello penso che non ci vorrà tanto tempo per vederli in campo.